Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 42 nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo un nuovo caso e sale a 2578. I dimessi o guariti sono 29 in più, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12 in più. 91 pazienti, 3 in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, 8, numero invariato, sono in terapia intensiva, gli altri 3.620, uno in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.283 tamponi molecolari e 5.492 test antigenici, con tasso di positività allo 0,99%. Si è riunita nuovamente la commissione della ASL di Pescara alle prese con i non vaccinati interni all'azienda. Delle 49 posizioni esaminate ieri, subito scattate 49 sospensioni. Commissione riunitasi per esaminare la posizione di 49 dipendenti, di cui 28 tra operatori ausiliari e OS e 21 tra collaboratori professionali sanitari che hanno manifestato il rifiuto alla vaccinazione anti-Covid o che non hanno risposto ai ripetuti inviti da parte dell'azienda sanitaria. I dipendenti non vaccinati, inseriti in appositi elenchi, erano stati invitati a produrre, entro un termine stabilito, la documentazione comprovante una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione, l'esenzione o il differimento ai sensi di legge, la presentazione della richiesta di vaccinazione, l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Eseguite le dovute istruttorie, la sospensione è scattata per 40 dipendenti su 49, che come i precedenti 25, di cui due dirigenti medici, un dirigente farmacista e 22 infermieri, oggetto di accertamento il 16 novembre scorso, sono tenuti ad utilizzare tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento delle ferie, per essere poi sospesi da ogni mansione sino alla data del 31 dicembre, con sospensione dello stipendio e di altri emolumenti. L'iter non è concluso perché per alcuni la decisione è rinviata per ulteriori accertamenti, altri hanno manifestato l'intenzione di aderire alla vaccinazione. Il sindaco di Pescara Carlo Masci lancia un appello a chi, potendo, volesse offrire gratuitamente uno spazio qualora ve ne fosse bisogno. Il comune vaglia altre ipotesi in città per quanto riguarda la presenza di centri vaccinali, mentre il governo anticipa alle regioni l'ipotesi della terza dose a 5 mesi. E cambiamo argomento, c'è la presa di posizione del presidente della Regione Abruzzo Marsilio sulla paventata chiusura dei tribunali minori proprio nella nostra regione. Ascoltiamo le dichiarazioni del presidente Marsilio. Il principio che vogliamo far passare, siccome il taglio dei tribunali avviene secondo una logica eminentemente economica, bisogna risparmiare, costano troppo, vogliamo esonerare, diciamo, sollevare dalla discussione questo elemento, quindi poi se non è più una ragione economica ci facciano capire qual è la ragione, perché sul piano dell'efficienza i tribunali minori dimostrano, almeno quelli abruzzesi, dimostrano di essere tra i più efficienti d'Italia e quindi dove non si fanno troppe cause e non si accumulano troppe questioni e si riesce invece a smaltire, a dare una risposta di giustizia in tempi ragionevoli ai cittadini. Se è un problema economico siamo pronti a farcene carico e io spero che anche questo argomento possa essere decisivo per chiudere la vicenda positivamente. C'è anche la legge di bilancio, noi abbiamo fatto predisporre dalla nostra segreteria degli emendamenti da sottoporre ai gruppi parlamentari e io spero che vogliano raccoglierli e presentarli già in legge di bilancio, perché se mettiamo in bilancio le coperture per la proroga si può fare già in legge di bilancio. Poi certo c'è anche il proroghe, ce ne sono stati altri di strumenti nel corso del tempo, purtroppo non abbiamo visto fino ad oggi respingere sempre queste proposte. E io spero che in Parlamento questa logica possa passare, peraltro noi abbiamo ancora un problema molto importante di disponibilità degli spazi.
i tribunali di Chieti e dell'Aquila non sembrano pronti ad accogliere gli altri quattro tribunali soppressi, e si creerebbe un problema non solo quello normale che è sempre avvenuto, e dove si è applicata questa soppressione si è già dimostrato quanto impatto negativo ha il trasferimento degli archivi, del personale, la riorganizzazione degli uffici, quindi si paga un prezzo nell'immediato molto importante, a maggior ragione in posti dove si sta ancora facendo, come all'Aquila, completando la ricostruzione post sisma, o a Chieti dove gli spazi sono già oggi insufficienti per il tribunale attuale. Andiamo avanti col giornale. Sventata dalle guardie penitenziarie del carcere di Lanciano l'introduzione di 22 in telefoni cellulari che stavano per essere consegnati ai detenuti con droni. Lo fanno sapere i sindacati OSAP Abruzzo e FP CGL Abruzzo Molise. L'operazione, spiegano, ha rischiato di compromettere l'ordine, la sicurezza e l'incolumità psicofisica di lavoratrici e lavoratori del carcere. I sindacati degli agenti affermano che devono essere avviate iniziative preventive estese a tutti gli istituti penitenziari del distretto, tenendo conto di una già preoccupante condizione che si sta evolvendo in alcune realtà del paese, nonché alla luce di alcune pregresse vicissitudini. Ancora cronaca, due escursionisti romani, entrambi di 55 anni, saliti in quota, sono rimasti bloccati a causa della neve ghiacciata e hanno trascorso la notte alla Diaccio a quota 2500 metri. Questo è avvenuto l'altro ieri. Arrivati sulla vetta del Monte Prena, lungo la via Brancadoro, gli escursionisti hanno scelto di percorrere la via normale per la discesa. La presenza della neve ghiacciata e l'arrivo del buio hanno impedito loro di scendere. Dunque, ben equipaggiati e con scorte di cibo e acqua, hanno deciso di passare la notte alla Diaccio. La mattina dopo si sono incamminati per affrontare la discesa, decidendo di percorrere la via dei Laghetti, ma ad un tratto si sono dovuti fermare su un salto di roccia di 30 metri a quota 2500 metri. A quel punto hanno chiesto l'intervento del soccorso alpino e speleologico abruzzese, che ha allertato il 118 e la Guardia di Finanza. Un elicottero del 118, per la presenza di nubi basse, non è riuscito ad avvicinarsi al luogo in cui si trovavano i due. Pertanto sono partite due squadre, una del soccorso alpino e speleologico e un'altra della Guardia di Finanza, che li hanno recuperati e riportati a valle sani e salvi. Convocato per giovedì alle 10.30 nella sede dell'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo in via Passo Lanciano a Pescara, il tavolo regionale per la vertenza occupazionale della società Hi-Tech Elettronica dell'Aquila, azienda che conta poco più di 40 addetti e opera nel campo dell'aerospazio. L'azienda 3 mesi fa ha dichiarato l'esubero di personale procedendo al licenziamento di 10 lavoratori, 6 amministrativi e 4 tecnici specializzati. Alla riunione ci sarà rappresentanti sindacali dei lavoratori, con cui, specifica l'assessore, voglio fare il punto sullo stato della vertenza. Ma il tavolo regionale, aggiunge Quaresimale, è stato convocato anche per verificare se ci sono margini per interventi specifici nel campo dell'aerospazio, in modo da far crescere il settore in Abruzzo e tutelare i livelli occupazionali. Si è insediato a Palazzo di Giustizia il nuovo procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Pescara, Giuseppe Bellelli. Alla cerimonia di giuramento c'erano i familiari di tutte le più alte cariche di pubblica sicurezza e i colleghi della Procura insieme al personale dell'ufficio. La carica di capo della Procura era vacante da circa un anno per la messa in pensione del precedente responsabile. Le funzioni erano state tenute dal sostituto Anna Maria Mantini. Nel suo breve discorso di insediamento, Bellelli ha più volte citato la Costituzione come faro dell'attività della magistratura, oltre a rimarcare il valore dell'impegno civile dell'azione di una Procura. Bellelli ha guidato per 6 anni la Procura di Sulmona, dalla quale era arrivato proprio a Pescara e nella quale ha esercitato l'azione di sostituto per 20 anni. Alla cerimonia erano presenti anche gli ex capi dell'ufficio, Pietro Mennini e Nicola Trifuoggi.
E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con rovesci sparsi più frequenti sulle zone collinari e costiere, dove i fenomeni potrebbero risultare di moderata intensità e occasionalmente anche a carattere temporalesco. Nel corso della giornata le precipitazioni potranno interessare anche Valle Peligna e Aquilano. Temperature in diminuzione, specie nei valori massimi, venti deboli dei quadranti nordorientali, con rinforzi lungo la fascia costiera, mare generalmente mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a voi tutti, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.